Sono già passati alcuni mesi dalle 3 2019, che per molti fan e addetti ai lavori ha dato grande risalto a Nintendo. Il Direct realizzato per l'evento losangelino è stato semplicemente perfetto, con numerosi titoli in arrivo e una grande sorpresa finale. Stiamo parlando, ovviamente, del sequel di The Legend of Zelda, Breath of the Wild. L'annuncio di un secondo episodio, strettamente interconnesso al vincitore del premio Game of the Year, ha infiammato i desideri dei giocatori, ma servirà ancora del tempo per vedere la produzione finalmente in azione. Per ingannare l'attesa, abbiamo quindi raccolto tutte le dichiarazioni degli sviluppatori e i rumor più interessanti sulla prossima avventura di Link. Prima di esaminare interviste e speculazioni, però, vi invitiamo a iscrivervi al canale per unirvi a noi di EveryEye.it. Iniziamo con le interviste ufficiali a Eiji Aonuma, storica figura a cui dobbiamo Ocarina of Time e che da quel capitolo non ha più abbandonato la serie. Negli ultimi anni l'ex director ha ricoperto il ruolo di produttore ed è stato lui in persona a ritirare il premio per il gioco dell'anno ai Game Awards. Aonuma ha specificato le ragioni dietro la nascita del sequel. In particolare ha dichiarato che il suo team aveva ancora molte idee da sfruttare proposte durante la realizzazione dei DLC di Breath of the Wild. Oltre al materiale però c'era la volontà dell'intero studio di riutilizzare l'Hyrule dell'episodio Open World, di ampliare il gameplay e aggiungere nuovi elementi narrativi. Ad accompagnarlo troviamo poi il director Hidemaru Fujibashi, già presente nel primo capitolo. Da altre interviste con gli addetti al comparto artistico apprendiamo che i programmatori al lavoro sul sequel sono aumentati e che l'intero team sarà decisamente più ampio rispetto a quello che ha realizzato il primo Breath of the Wild. Concludendo sul fronte delle dichiarazioni, Eiji Aonuma non ha negato né confermato una teoria dei fan, che vedrebbe il giocatore prendere anche il controllo di Zelda all'interno della prossima avventura. Proprio la community si è attivata immediatamente dopo la pubblicazione del trailer visto nel Nintendo Direct. La prima indiscrezione, piuttosto interessante, prevede che il gioco verrà intitolato Breath of the Darkness e non Breath of the Wild 2. Il filmato d'annuncio effettivamente è permeato da toni oscuri e lugubri, mentre Link e Zelda sembrano avvicinarsi alla calamità Ganon sconfitta nel precedente episodio. Esaminando il video, i fan sembrano aver scoperto un importante indizio sulla lore del gioco. Nei primi secondi del trailer, infatti, è possibile udire dei suoni riprodotti al contrario. Alcuni appassionati hanno ricomposto l'audio, associandolo al gergo dei Gerudo, una tribù storica della saga di The Legend of Zelda, traducendo l'idioma con la frase "Sigilla Ganon". Che i due protagonisti siano in viaggio per eliminare l'entità malvagia una volta per tutte? Per concludere, non sono mancate delle indiscrezioni sulla data di uscita. L'anno fatidico potrebbe essere il 2021, lo stesso periodo di lancio di una possibile Switch Pro, di cui tanto si chiacchiera in rete. Unendo i rumor su gioco e console, quindi, l'ipotesi più recente è che il chiacchierato Breath of the Darkness possa arrivare in contemporanea con la nuova macchina di Nintendo, per spingere le vendite della piattaforma come fatto da Breath of the Wild con Switch. Cosa ne pensate di queste speculazioni? E cosa vorreste dal sequel dell'Open World con Link? Diteci la vostra opinione nell'area dedicata ai commenti.